Salve a tutti ragazzi, oggi vediamo come risolvere un problema abbastanza comune dei Sabelt, cioè questo, che una volta ribaltato il sedile, lui non va avanti se non utilizzando l'apposita levetta. Allora, tutto quello che ci serve è una Torx T40 per andare a smontare i famosi bulloni, tanto scusate la sporcizia. È consigliabile magari un cacciavite del genere perché con una brugolina facciamo difficoltà a entrare in alcuni posti. Quindi smontiamo uno, due, il terzo è qua sotto, il quarto è di là e il sedile si solleverà insieme alle slitte. Procediamo. Altro accorgimento: quando sganciamo tutti e quattro i bulloni, ci sono questi pistoncini da togliere. Uno con un cacciavitino. Facciamo un po' leva, loro vengono su e così riusciamo a sganciare questa placchettina qua. Ok, sganciamo il connettore del sedile e poi possiamo procedere con il sollevamento. Ok, quindi avendo individuato il problema relativo a questa guaina qua, ci muniamo di una Torx T20 e andiamo a smontare queste vitine qua. E il supportino viene via senza particolari problemi. Quindi quello di cui vi stavo parlando è proprio questo problema qua, nel senso che questo supportino qua, dove dovrebbe rimanere incastrato lui, praticamente salta e quindi non riesce a tensionare correttamente, perché ovviamente la guaina scappa dalla sede e lui non tensiona più il sistema. Ci muniamo di fascettine piccole, possibilmente. Rimettiamo in sede il nostro amato amico, così, e andiamo a bloccarlo. Adesso vi farò il video, non riesco perché sono con una mano sola, quindi è impossibile. Facciamo fare un giro, adesso vediamo come farlo. Qui c'è una vite per smontare, quindi probabilmente lo fissiamo bene sia sopra che sotto. E vi faccio una serie di foto per farvi vedere come le ho inserite. Andate a bloccare questo fermo qui sia sopra, adesso non so se si vede, quindi lo prendete da sopra e da sotto, così lui rimane in sede perfettamente saldo. Ho già fatto parecchie prove di ribaltamento e funziona tutto alla grande. Ora rimontiamo il carterino e problema risolto. Quinta prova di ribaltamento. Ta-ta!